Leptario è una specie di rosario a 49 perle, 7 perle per ognuno dei 7 raggi. Qualcuno di voi ricorda che cosa sono i 7 raggi? Sono le qualità di Dio. Sono le qualità di Dio, ogni qualità ha, diciamo, irradia e attira la vibrazione di un colore dell'arcobaleno. E per questo i 7 raggi sono collegati ai 7 colori dello spettro della luce solare. E Leptario allora ha 49 perle, 7 perle blu o azzurre, che sono del primo raggio della forza, la fede, il potere. 7 perle gialle o dorate del secondo raggio della saggezza e l'intelligenza, 7 perle rosa dell'amore, 7 perle bianche della bellezza, la purezza, 7 perle verdi del raggio verde della salute, la guarigione, la verità, la scienza anche, e 7 perle oro rubino o arancione della prosperità, la pace, la devozione e 7 perle violette della trasmutazione, il perdono. Ok, come si usa Leptario? Leptario, come vedremo subito, si può fare da solo o si può fare in gruppo, come faremo in questo caso, nella modalità di guida e gruppo. Io farò la prima frase dell'affermazione del decreto e voi tutti insieme fareste la seconda parte. Ripetiamo ogni affermazione 7 volte, una volta con ognuno delle perle dell'eptario. Ok, proviamo e così vediamo se capite tutte. Beh. Mettiamo musica. Allora, io faccio la prima parte. Io sono il potere del raggio violetto. E proviamo ad attivare i nostri microfoni e vediamo se si sente bene. Ok, di nuovo. Io sono il potere del raggio violetto. Che consumo e dissolve il momento totale. Io sono il potere del raggio violetto. Che consumo e dissolve il momento totale. Io sono il potere del raggio violetto. Che consumo e dissolve il momento totale. Fantastico. Allora, quando facciamo i decreti in modo gruppale, tentiamo sempre di andare insieme, come se fosse un coro, in modo che si capisca chiara, si possa sentire chiaramente ciò che stiamo affermando. Leptario ha diverse modalità. C'è Leptario del raggio violetto che faremo proprio oggi. Poi c'è un Leptario dell'Arcangelo Michele, un Leptario dei 7 raggi, un Leptario degli Arcangeli e così via. Oggi proprio faremo Leptario, come vi dicevo, del raggio violetto, che è il 7° raggio, il raggio del perdono, la trasmutazione. E in ognuno dei decreti invocheremo le qualità del raggio violetto per trasmutare la mancanza della qualità di ognuno dei 7 raggi. Per esempio, nel primo decreto stiamo trasmutando la mancanza di buona volontà, che è la qualità del raggio azzurro. Poi nel secondo decreto invochiamo la saggezza del raggio violetto per trasmutare sempre il male, cioè invochiamo le qualità. Sì, scusate che ho spiegato in modo sbagliato. Stiamo invocando le qualità di ognuno dei 7 raggi dentro il raggio violetto per trasmutare il male, la negatività. Cioè la saggezza del raggio violetto, l'amore del raggio violetto, l'ascensione del raggio violetto, la scienza del raggio violetto, la pace del raggio violetto e alla fine la trasmutazione di questo raggio. Perfetto. Bene. È chiaro o serve qualche spiegazione? Chiaro, chiaro. Perfetto.
Allora, chiudiamo un attimo gli occhi e portiamo l'attenzione al nostro cuore, visualizzando nel centro del petto una luce brillante, splendente, pari a quella di 1000 soli. Osserviamo come questa luce illumina tutto il nostro mondo interno, la nostra mente, che diventa calma, silenziosa. Riempie il nostro mondo emozionale. Che diventa pacifico, tranquillo. Anche il nostro corpo fisico è ora riempito di luce. Osservate ora come dal centro del cuore esce una luce, un fuoco di colore violetto che si espande dentro il nostro corpo, dentro la nostra aura, fino ad avvolgere tutto il nostro corpo con un enorme pilastro di fuoco violetto. Visualizzate questa fiamma violetta fiammeggiando attraverso ogni organo, ogni membra del corpo, attraverso il nostro mondo emozionale e attraverso la mente, consumando, dissolvendo ogni pensiero negativo, ogni sentimento che non sia la perfetta armonia, pace e amore, consumando e dissolvendo nel corpo fisico ogni sensazione che non sia confortevole, gradevole. E ora apriamo gli occhi, torniamo l'attenzione e faremo insieme l'eptario. Io faccio la parte di guida, voi fate la parte di gruppo. Io sono il potere del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono il potere del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono il potere del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono il potere del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il male. Io sono il potere del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il male. Io sono il potere del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il male. Io sono il raggio violetto, il potere del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il male. Allora, faremo il secondo decreto, ma bisogna mettere un po' di entusiasmo, di ritmo. I decreti si fanno con ritmo. Ricordate che non sono preghiere, sono ordini che diamo alla vita affinché agisca secondo ciò che stiamo affermando. Quindi potremmo fare, per esempio: io sono la saggezza del raggio violetto che consuma e dissolve tutto il male. Ok, proviamo. Io sono la saggezza del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono la saggezza del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono la saggezza del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono la saggezza del raggio violetto. Consuma e dissolve tutto il male. Io sono la saggezza del raggio violetto.
che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono la saggezza del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono la saggezza del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono l'amore del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono l'amore del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono l'amore del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono l'amore del raggio violetto. Che consuma e dissolve tutto il mare. Io sono l'amore del raggio violetto. Io sono l'amore del raggio violetto. Io sono l'amore del raggio violetto. Io sono l'ascensione 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 del raggio violetto. Io sono la scienza 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 del raggio violetto. Io sono la pace 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 del raggio violetto. Io sono la trasmutazione 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 del raggio violetto. Grazie Padre. Grazie.